Buona giornata, bentrovati, edizione straordinaria del nostro telegiornale per darvi le ultime informazioni sulla strage avvenuta questa mattina a Dallas, negli Stati Uniti, dopo una manifestazione di protesta in cui la città stava protestando per l'uccisione di due afroamericani in due stati. Un comando composto da quattro cecchini ha sparato da postazioni sopraelevate contro un gruppo di agenti della polizia, ferendone sei in modo critico, quattro, anzi cinque morti sul campo ed altri ancora con condizioni da stabilire. E ne è nata una caccia all'uomo che si è conclusa in un garage dove c'è stato uno scontro a fuoco tra la polizia ed un altro degli autori del comando che, secondo fonti di media americani, si sarebbe suicidato e prima di suicidarsi aveva minacciato di esplodersi con delle bombe, bombe che attualmente sono ancora ricercate dalle forze di polizia di Dallas. Il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, è intervenuto sulla vicenda parlando di attacco orrendo ed ingiustificabile nei confronti delle forze dell'ordine, tra l'altro mettendo anche in evidenza l'uso della forza usata dalla polizia per le morti dei due afroamericani, di cui in questi giorni, come sapete, ci sono violente manifestazioni di protesta e quella avvenuta a Dallas è sostanzialmente l'apice di una situazione di tensione a livello molto forte. Le forze di polizia continuano a cercare eventuali bombe. Lo spazio aereo della città è chiuso, non si sa attualmente quando sarà riaperto. Questa è dunque la situazione per quanto riguarda le ultime notizie inerenti alla strage di Dallas. Vi terremo continuamente informati e vi diamo appuntamento, come al solito, per l'edizione della sera del nostro giornale alle 19. Grazie per l'ascolto, a tutti un buon proseguimento di giornate o che tardi.